avuto un approccio piuttosto timoroso mentalmente, in uno stadio che sapevamo essere particolarmente caldo. Abbiamo incontrato una squadra importante, come sapevamo. Abbiamo pagato tutto quello che potevamo pagare nei primi 10 minuti e questo non ha contribuito a migliorare il nostro stato mentale nel primo tempo. Purtroppo, dal punto di vista dell'impatto con loro, cioè dell'impatto strutturale con loro durante la nostra fase difensiva, non durante il lavoro della nostra linea difensiva, durante la fase difensiva siamo spesso rimbalzati. Che fossero gli attaccanti che pressavano, che fossero i centrocampisti, che fossero i difensori. È chiaro che nel momento in cui accade questo, poi la figura più grossa rischia di farla i difensori o il portiere, perché chiaramente arrivano giù giocatori un po' da tutte le parti, che poi era la sensazione che c'era nel primo tempo, in certi frangenti del primo tempo. E penso che un primo tempo così, non fosse fedele per quello che erano i valori in campo, perché loro sono una squadra importante, non fosse fedele per quello che Lecco può fare in questo campionato e in una partita di calcio. Io ho la responsabilità della situazione, quindi se il primo tempo la squadra non era particolarmente cattiva, noi abbiamo fatto, adesso vi spiego quello che penso, Noi abbiamo fatto 8 falli nel primo tempo, cioè quando noi siamo andati in campo per impattare con l'Arezzo, per vedere di portare fuori il più possibile l'impatto con loro e per incanalare la partita su un qualche cosa che doveva essere poi di medio-lungo periodo, quindi di non prendere gol subito, abbiamo fatto 8 falli. Loro, nel secondo tempo, se lo dico, 1, 2, 3, hanno fatto 14 falli, vincendo 3-0, cioè, ecco, giusto per far capire l'approccio che abbiamo avuto. È chiaro che non possiamo avere quel tipo di atteggiamento lì, è chiaro che oggi penso potesse essere considerato un battesimo, perché venire ad Arezzo alla prima o andare, insomma, a Monza o andare in quei 2 o 3 campi lì in trasferta per una squadra come noi poteva essere considerato un battesimo. Cerchiamo di usare le indicazioni che ha dato il campo per capire in fretta quello che serve, perché insomma. Io, come ho detto anche alla squadra, mi assumo la responsabilità del primo tempo, mi assumo la responsabilità dei cambi. Premetto che nessuno di chi è uscito aveva più demeriti di chi è rimasto in campo nel primo tempo, semplicemente i cambi sono 5. Mi pare che sia abbastanza raro vedere 5 cambi a fine primo tempo. Mi pare anche che sia abbastanza raro vedere un primo tempo così. E secondo me era giusto che tutto il gruppo si sentisse responsabile di quello che stava succedendo, che non ci fossero scaricamenti di responsabilità e quindi era giusto che ci si dividessero i minuti. Apro una parentesi perché ho sentito dei discorsi che non mi sono piaciuti. Io mi assumo la responsabilità che non abbiamo fatto minutaggio oggi, ok? Se la società vuole fare minutaggio lo deve dire ai tifosi e al sottoscritto. Altrimenti io faccio giocare la miglior squadra possibile. Che poi la miglior squadra possibile abbia perso 3-1 da Arezzo, capita. Se pensiamo che perdere 3-1 da Arezzo sia una disfatta, non conosciamo la Serie C. Si è visto, secondo me, tutto quello che c'è di differenza tra una squadra che sa dov'è e conosce la categoria e una squadra che ha delle idee ma che è fuori dal contesto. Perché noi, secondo me, abbiamo giocato ma non abbiamo assolutamente punto nelle situazioni in cui siamo arrivati in area. E abbiamo sempre comunque dato la sensazione di poter prendere gol nelle situazioni in cui loro arrivavano lì. Questo di solito capita quando c'è una differenza di valori. Secondo te c'è stata la differenza di valori a livello Individuale. individuale? Sì, ma non lo sapevamo però, cioè, questo non vuol mica dire che devi perdere per forza, puoi anche fare il risultato. Cioè, certo, se va così la partita probabilmente la perdi. Se è la prima volta che Cutro arriva lì, tira e tira lì, probabilmente la perde. Se tira fuori, magari la partita la puoi ancora. Perché se passa la prima mezz'ora, come io avevo detto alla squadra, e non prendi gol, diventa una partita. Se gli permette di fare quel primo tempo lì, in un debutto, in casa, in un contesto ambientale del genere, diventa poi molto difficile. Poi se vogliamo andare a vedere le singole situazioni e dire che c'era un rigore, probabilmente che il 3-2 avrebbe creato un altro tipo di finale, è vero. A me è
dal punto di vista mio, delle risposte che cercavo a fine primo tempo, è bastato vedere questo secondo tempo, perché è vero che probabilmente la partita era persa, però questo gruppo non poteva tornare a casa con il primo tempo nella testa, perché se questo gruppo tornava a casa con il primo tempo nella testa probabilmente avrebbe fatto una settimana difficile e sarebbe arrivato alla prossima partita con quella sensazione di inferiorità. Invece questo gruppo, che deve reagire, deve lavorare, deve andare a lavorare in settimana con in testa il secondo tempo, che dimostra comunque che abbiamo dei valori, anche noi, e soprattutto che se abbiamo un atteggiamento aggressivo e determinato possiamo mettere in difficoltà anche avversari di questo livello. Poi magari la perdevi lo stesso, perché comunque i valori sono importanti. È più sul modo che si può ragionare che sul risultato finale, perché il risultato finale secondo me non fa una piega. Onestamente abbiamo fatto tutta la settimana a lavorare sul 3-5-2, sapevamo che era una cosa che poteva servire in questa partita, speravamo non sul 3-0 sinceramente. Purtroppo il primo tempo ha mostrato un po' tutte quelle che potevano essere le difficoltà che si poteva immaginare che si sarebbero avute. Poi è chiaro che quando si fa un percorso di un certo tipo, un precampionato di un certo tipo, si cerca di dare continuità, non è che si va, anche perché non siamo tanto abituati a cambiare, abbiamo cambiato poco, però il fatto stesso che avessimo preparato questa cosa voleva dire che probabilmente c'erano dei sentori che sarebbe potuta servire, e coprire l'ampiezza oggi con quattro difensori su un campo così largo, con una squadra che ha quella qualità qua, è risultato abbastanza difficile. Però il problema più grosso, secondo me, se vogliamo essere poi entrare un po' nel primo tempo, è stato il numero delle palle aperte che abbiamo concesso. Se noi concediamo quel numero di palle aperte lì, non esiste reparto difensivo per fare la figura. Analizzeremo il perché abbiamo concesso questo numero di palle aperte, considerato il fatto che avevamo anche detto di non andare troppo alti a prenderli, proprio per evitare questa situazione. Evidentemente siamo una squadra molto brava a fare una cosa e meno brava a cambiare un po' ce l'aspettavamo, e oggi si è visto tutto questo. Però ridurre il primo tempo a un aspetto esclusivamente tattico, secondo me è un pelettino fuorviante. Secondo me, se andiamo a vedere proprio il primo tempo nella sua totalità, nella sua globalità, analizzeremo meglio le situazioni dei gol. Secondo me siamo scappati molto presto, troppo presto, in occasione del primo calcio d'angolo, in un momento in cui loro non avevano fatto ovviamente ancora niente, perché era il quarto minuto, l'abbiamo un po' regalato. Siamo stati completamente passivi. Ho capito che eravamo sotto la loro curva, ma se tutte le volte che subiamo un corner sotto la curva di un avversario siamo così passivi, diventa difficile. E quindi questo l'abbiamo visto tutti, no? E non era quello che pensavamo, venire qua e andare sotto in questo modo, perché poi se prendi un gol di Cutolo che rientra la mette là, dici bravo perché fa parte dei suoi colpi. Così andare sotto così, e ripeto, con un retropassaggio nostro sbagliato il secondo, potevi soffrire lo stesso, ma non era detto che andavi sotto due gol. Ma non ti spaventa il fatto che sono già tre gol così, sul primo calcio d'angolo, tipo di azione? Ma secondo me le palle inattive sono sempre uno specchio di come stai di testa, a parte un discorso strutturale, ed è una riflessione che dobbiamo fare, perché comunque nel secondo tempo la nostra squadra aveva, penso, un paio di metri in più su tutte le palle inattive, perché sono entrati Marchesi, Nacci, Chinellato, tutti i giocatori di centimetri. Però di solito come tu difendi sulle palle inattive ti dà l'idea di come stai un po' di testa. Quando sei troppo passivo, anche perché abbiamo preso tutti i gol, se noi andiamo a vedere sia i due che abbiamo preso con la Giana, sia questo, non diretti, cioè nel senso non di impatto diretto, c'è una palla che arriva, uno che salta, ti fa gol, ma di palle comunque rimbalzate o flipper o rimesse, e questo ti dà l'idea di come tu subisci quelle situazioni lì. Di solito questa è più mentale, perché comunque poi è sempre una gara di velocità tra te e l'altro su chi arriva su certi palloni. Dobbiamo reagire perché non possiamo pensare che la categoria sia vabbè dai, andiamo a giocare, no? Cioè, l'abbiamo visto un po' nell'impatto con la Giana e con la Binolefe, che sono due squadre ovviamente inferiori all'Arezzo, quindi cioè, sono dei valori che lo sappiamo tutti. Oggi non siamo stati all'altezza di questo aspetto.